Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con i martedì del crimine. Ci sono novità importanti che riguardano la scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa tra le 21:15 e le 21:30 della sera del 3 maggio 2007 a Praia da Luz in Portogallo. Quella sera, mentre i genitori stavano mangiando al ristorante dell'Ocean Club di Praia da Luz, che è una località di vacanze, nell'Algarve, la regione costiera meridionale del Portogallo, qualcuno entrò nel loro appartamento, nell'appartamento 5A, e portò via la loro bambina, appunto Madeleine McCann, lasciando lì invece i due gemelli, gli altri due più piccoli che la coppia aveva. Da allora sono 20 anni che si cerca Maddie dappertutto e che si cerca di dare un nome al suo rapitore. E forse, forse accadrà qualcosa nei prossimi giorni, perché effettivamente da oggi sono riprese le ricerche in un punto preciso. Prima di dirvi esattamente cosa sta succedendo, vi ricordo però che il 9 e il 10 giugno prossimo, proprio a proposito di vicende come queste, ci sarà il nuovo webinar di Forensic News, perché vi ricordo che i miei webinar sono solo e soltanto su Forensic News e si intitola Casi irrisolti quando la giustizia sbaglia e insieme a me ci sarà Luciano Garofano che parlerà di alcuni importanti casi italiani, ci sarà Igor Patruno che è il più esperto giornalista italiano sulla vicenda di Via Poma che ci dirà cosa sta per accadere in questa vicenda. Ci sarà la collega Angela Nicoletti che fin dall'inizio ha seguito la vicenda, il caso di Serena Mollicone, che adesso approderà al processo d'appello. Ci sarà Giuseppe Gulotta che ha fatto 22 anni, pensate, di carcere da innocente, accusato della strage alla stazione dei carabinieri di Alcamo Marina, che non aveva assolutamente compiuto. Ci sarà l'avvocato fiorentino Viri Edriani che rappresenta alcune delle vittime, delle famiglie delle vittime del mostro di Firenze, che ci dirà proprio come impostando male il sopralluogo avvenuto a Scopeti nel corso dell'ultimo delitto, poi tutto quello che è avvenuto dopo abbia anche avuto delle ripercussioni negative. Bene, allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo effettivamente che in queste ore a Barraghem do Arade, che è un invaso idrico molto grande, che si trova una cinquantina di chilometri a nord da Praia da Luz, le autorità portoghesi hanno iniziato proprio da oggi a compiere una serie di ricerche nell'invaso e nelle aree circostanti. Cosa si cerca? Si cerca il corpo di Maddie McCann. L'impulso per queste ricerche è arrivato alla procura tedesca di Braunschweig, laddove il procuratore Wolters già da parecchio tempo ha dichiarato che per la loro procura il colpevole è il tedesco Christian Brückner, che si trova per altri motivi detenuto appunto nel carcere di Kiel in Germania, e che però manca la pistola fumante per poter dire che è stato effettivamente Brückner, per collegarlo effettivamente con questo delitto. Lui è convinto che si tratti appunto di un omicidio, cioè che ormai che Maddie sia stata uccisa poco dopo. Ora, questo ha portato alla dichiarazione di Brückner come indagato proprio nel maggio di un anno fa, per poter evitare che andasse in prescrizione per la giustizia portoghese questa vicenda, e così Brückner è ormai l'uomo del giorno in questa vicenda. Ma che cosa lo collega a questa storia? Allora facciamo un passo indietro. Io ho raccontato tutta la vicenda, che adesso vi sintetizzerò rapidamente in 20 minuti, in questo libro che è uscito a dicembre scorso. Eccolo qua, Bambini che scompaiono, dove tra l'altro c'è anche il caso di Angela Celentano. E che cosa esce fuori? Esce fuori che quella notte, non so se vi ricordate, ma gli inglesi si erano organizzati per andare, perché era un gruppo di famiglie inglesi che era partito appunto, con tutti i bambini, si erano organizzati come ogni sera per andare a cena al ristorante del club, il Tapas, lasciando tutti i bambini soli nei loro appartamenti. Qui ovviamente c'è subito un conflitto, diciamo, di cultura per noi italiani, per gli spagnoli, per i portoghesi, perché è chiaro che sono due cose che cozzano completamente l'una con l'altra. Cioè non si lasciano i bambini da soli a casa,
ma la cultura inglese è una cultura un po' più cruda, un po' più, diciamo, meno mammona probabilmente, anzi sicuramente, di come siamo noi. Quindi ecco che i fatti si svolgono nella seguente maniera. Loro si sono organizzati per controllare andando ogni mezz'ora ognuno nel rispettivo appartamento. Primo turno di controllo da parte del padre Jerry alle 21, poi in realtà alle 21:30 ci va uno degli inglesi che fa la cortesia di andare lui al posto della madre. È la madre che scopre la scomparsa della figlia alle 22. Maddie non c'è, la finestra è spalancata, la serranda è alzata, le tende aperte. E però sicuramente la bambina era scomparsa già da prima, tra le 21:15 e le 21:30. L'arrivo della polizia portoghese segna subito problemi molto seri. Pensate che è soltanto a mezzanotte che viene dichiarata una scena del crimine, quindi viene isolata, ma fino a mezzanotte entrano tutti all'interno di quell'appartamento, sapete cosa significa? E subito la polizia portoghese mostra una serie di limiti per mancanza di esperienza in casi di quella portata, per la pressione della stampa enorme, perché già da quella notte i McCann che cosa fanno? Insieme a tutti i loro amici inglesi si attaccano al telefono, buttano giù tutti quelli che possono buttare a ogni livello in Gran Bretagna, con il risultato che alle 7 di mattina Sky News già sta mandando la notizia che una bambina inglese è stata rapita in Portogallo. Diventerà immediatamente un caso mediatico incredibile. La pressione aumenta sulle autorità portoghesi che non dispongono di cani adeguati per le ricerche, che non hanno un software per poter interpretare i 27.000 contatti che escono fuori dalle celle telefoniche, che non hanno apparecchiature adatte per le analisi del DNA, insomma, mostrano decisamente i limiti e puntano subito sulla famiglia, compiendo un errore enorme. Poi ci mettono di mezzo anche un inglese che abita nei paraggi, un russo, tutte persone che poi verranno completamente scagionate, ma che per alcuni mesi saranno gli indagati effettivi, alcuni anche arrestati. I portoghesi ritengono, insomma, e c'è ancora gente che lo pensa, sbagliando oggi, che effettivamente come posso dire? Gli inglesi abbiano avuto molto da nascondere, forse perché sono stati così pragmatici, ma non tutti reagiamo nella stessa maniera. Gli inglesi hanno pianto, i McCann hanno pianto, sono disperati, sono testimoni che lo dimostrano, ma basta rivedere i filmati dell'epoca, le facce che hanno, le conferenze stampa. Quindi si sono disperati e come? Però forse non era mai abbastanza. E tutto quell'impegno, la tournée per andare a parlare con le polizie di tutto il mondo, a chiedere l'interessamento del Papa, questo loro attivismo mai visto da parte di altre famiglie e forse anche i mezzi che avevano a disposizione, comunque erano due medici benestanti, insomma, non è che erano due miliardari, però ha creato un grande coinvolgimento e tutti cercavano Maddie. Maddie viene avvistata in tutto il mondo, ovviamente non è mai lei. Eppure c'era un particolare che poteva essere un particolare rivelatore. Quella macchia rossa che andava dall'iride nel resto dell'occhio e che rendeva Maddie sicuramente unica, ma unica se ti avvicinavi tantissimo per vederla. Da lontano Maddie sarebbe stata una bambina bionda, magari portata via da un estraneo, ma una bambina bionda come tante altre. E quindi Maddie non viene trovata, gli appelli, le indagini, gli investigatori privati e poi i cani inglesi che arrivano e che annusano tracce di Maddie morta nel bagagliaio della macchina affittata successivamente dai McCann e nell'appartamento che però nel frattempo è stato dissequestrato e restituito all'Ocean Club che ci fa andare altri turisti, quindi un disastro. Gli inglesi che poi dichiarano di essersi sbagliati perché quel DNA non è riconducibile a Maddie, l'indagine che collassa su se stessa, il capo delle indagini Amaral che viene silurato, il nuovo Paolo Rebelo che conclude le indagini l'anno dopo prosciogliendo. E allora chi ha portato via Maddie? Allora, chi ha portato via Maddie e perché si è arrivati a Christian Bruckner? In questo libro, se c'è una cosa che dico con grande chiarezza, è che Maddie non poteva comunque essere portata via senza la complicità di qualcuno dell'Ocean Club. Perché Maddie? 100 persone che dormono nel club quella notte, 40 bambini, 16 dell'età di Maddie. Perché proprio lei? Perché era quella più osservabile da altri, nel suo appartamento d'angolo. E poi per l'errore enorme dei genitori inglesi, che
ormai in fiducia, vedendo che le strade di notte erano vuote, che ci passavano solo altri britannici, tutto è tranquillo, decidono che la sera, quando vogliono accedere all'appartamento per i controlli, lo fanno dalla porta scorrevole del patio. E voi capite che a questo punto la porta doveva rimanere aperta. Chi osservava l'appartamento si accorge che la porta è aperta e decide che ha un'autostrada per portarsi via la bambina servita al pedofilo su un piatto d'argento. Ecco, questo è l'errore capitale che viene commesso, ma bisognava sapere che c'erano delle bambine sole e poi bisognava sapere che Maddie era quella da prendere, per poi capire che Maddie era quella da prendere meglio di altre. Allora, al pedofilo deve essere giunta una segnalazione. Gli inglesi sono qui, cenano tutte le sere, ma lasciano i bambini da soli. Questa pista vi sembrerà incredibile, non è mai stata seguita dai portoghesi. Cioè, i portoghesi essenzialmente non hanno mai seguito effettivamente la pista della talpa, dell'informatore interno, di quello che segnala, guarda, vieni tranquillo. Perché qui non ci sono telecamere, perché i bambini vengono lasciati da soli, basta che prendi i tempi. Ecco, questo è quello che è mancato. Qualcuno del personale del club ha fatto la spia e in questo libro effettivamente restituisco 7-8 nomi tra i quali si sarebbe dovuto cercare, perché lì sicuramente, lì in mezzo, ci deve essere quello giusto. Ora, cosa succede? Succede che a un certo punto si arriva a Bruckner, ci arrivano i tedeschi, ci arrivano i tedeschi. L'area di Praia da Luz, l'Algarve, ma anche la Costa del Sol spagnola, sono state aree in cui non solo i tedeschi e gli inglesi vanno a vivere perché da loro fa freddo e lì fa caldo, ma anche dove si sono trasferiti tanti inglesi e tedeschi con problemi con la giustizia, per sfuggire alla giustizia, o per cambiare decisamente aria. E per cambiare decisamente aria, non facendo sapere a nessuno che avevano avuto problemi. Se ne troveranno parecchi nel corso di questa indagine, che vengono scartati finché non si arriva a Bruckner. Tedesco, sicuramente pedofilo, sicuramente uno che ha commesso atti di violenza nei confronti di donne molto giovani e anche anziane. Un violento, uno trovato in possesso di migliaia di cose di materiale pedopornografico, un pedofilo marcio, grande, molto abile, diciamo, grande ladro di appartamenti e trafficante di droga leggera, marijuana e hashish da appunto dal sud Europa fino alla Germania. Pregiudicato, pluripregiudicato, tant'è vero che attualmente si trova in carcere a Kiel per lo stupro di una signora anziana di 72 anni commesso a Praia da Luz e per fatti di droga. Ma di più, Bruckner ha vissuto nell'area di Praia da Luz per 10 anni, quindi la conosce perfettamente e si muove su due camper. All'inizio ha avuto un camper, un Westfalia, un pulmino Volkswagen. E poi ha avuto, facendo i soldi appunto con i suoi crimini, uno, sapete, uno di quei caravan lunghissimi da 10 metri. Ecco, come non notare uno che si muove con mezzi del genere quando si reca al bacino idrico, nella zona appunto di Siges, vicino appunto a questa città. E dove appunto sono in corso da oggi le ricerche, un bacino idrico. Un bacino idrico che Bruckner considerava il suo piccolo paradiso personale e dove un camionista dice di aver visto una donna consegnargli una bambina. E qualcuno dirà: ma sono fatti di 20 anni fa. Questo abbiamo. A Braunschweig il procuratore Wolters ha dichiarato già molto tempo fa che per lui il colpevole è Bruckner. Lui sta portando l'indagine su di lui, che la bambina, secondo lui, è morta. Quali sono gli elementi che portano a Bruckner? Come vi ho detto, i mezzi di trasporto, la facilità nel muoversi, il curriculum criminale, l'aver abitato nella zona, conoscere Praia da Luz, il fatto che il suo telefono sia stato agganciato dalla cella telefonica di Praia da Luz quella notte, il fatto che lui abbia detto ad un altro, a un suo amico, che era stato lui a fare il colpo della bambina inglese. Però manca la pistola fumante, voi vi rendete conto che manca effettivamente la pistola fumante.
E che cosa significa? Cioè la prova regina. Sicuramente Wolters ha qualcosa in più di quello che ci dice, ma gli manca comunque la pistola fumante per poter dire ai portoghesi: ecco qua, l'ho trovato. E così siamo arrivati alle ricerche in questo invaso che sono in corso da oggi. Sono presenti gli agenti inglesi del Metropolitan Police, perché anche loro hanno un nucleo, un piccolo nucleo che sta ancora indagando sulla vicenda. Sono presenti i portoghesi perché la titolarità delle indagini per competenza è la loro. Sono presenti naturalmente i tedeschi che hanno andato in là a queste ricerche. Il bacino idrico era già stato, diciamo, ispezionato, non so con quale accuratezza, da alcuni sommozzatori ingaggiati da alcuni investigatori privati pagati dai McCain, senza esito. È un invaso molto grande. Quindi immagino che ci vorrà sicuramente del tempo sia per fare le ricerche in acqua sia nelle aree circostanti. Tant'è che già oggi sono stati ritrovati degli oggetti e delle ossa, ma non sono umane le ossa, e poi in 20 anni, in una zona come quella saranno passati migliaia di turisti, quindi voi capite che bisogna andare anche a scremare quello che può essere utile da quello che non può essere utile. Ne verrà fuori qualcosa? Non lo sappiamo. Quello che so è che il Portogallo ha un terreno molto duro in quella zona da scavare. Quindi, se io avessi dovuto nascondere, francamente, una bambina, non l'avrei fatto. Non l'avrei fatto nel terreno, ma avrei usato probabilmente appunto un bacino idrico. È una zona anche ricca di pozzi e non è mai stato possibile verificare tutti i pozzi della regione all'epoca, per ragioni proprio pratiche. Quindi perché no? Un bacino idrico, un grande bacino idrico con una diga frequentata da Bruckner può essere senz'altro una buona pista. Bruckner, come vi dicevo, in questo momento è in carcere a Kiel, nega, come ha sempre negato, qualunque coinvolgimento in questa situazione. Aveva senz'altro le opportunità, i mezzi e il curriculum per fare un colpo del genere, magari appunto proprio con l'aiuto di una talpa, però bisogna dimostrare che è stato lui, perché questa attualmente è un'indagine assolutamente indiziaria. Un'indagine aperta in Inghilterra, aperta in Portogallo e aperta in Germania, con tre forze di polizia che si stanno coordinando per cercare di capirci qualche cosa. Una notte, guardando il terreno dell'Algarve, mi trovavo proprio lì per indagini su questo fatto, pensai che Maddy doveva essere là fuori da qualche parte. E questo perché, vedete, nel corso delle indagini ci sono state fatte tutta una serie di ipotesi, alcune, ve lo dico subito, totalmente prive di senso. Parlare di zingari non ha senso, perché gli zingari non rapiscono più i bambini dell'Ottocento. E quindi è una vox populi che gira, ma che non ha trovato poi mai nessun riscontro anche in Italia, francamente, a livello di indagine della magistratura. Si è parlato di traffico d'organi, ma non esiste traffico d'organi di bambini in Europa. Esiste nel sud-est asiatico, esiste in Sud America, non esiste qui da noi. E si è parlato anche di adozioni illegali a livello internazionale, però vi ricordo che è qui dove casca spesso l'asino, perché quando la bambina o il bambino crescono, poi li devi scrivere a scuola, è lì che si scopre che hai fatto qualche cosa che non dovevi fare. E si è parlato anche di traffici di pedofili internazionali, come se i pedofili si affidassero a estranei per farsi portare i bambini, esponendosi così al rischio di un ricatto, come se i pedofili non avessero il gusto della caccia alla preda calda, tremante, e potessero delegare agli altri questo loro perverso piacere. Quindi no, un territoriale con capacità criminali, un territoriale come sì, anche Bruckner può essere, senz'altro, se è lui, e che ha compiuto il colpo, ma purtroppo sono pochi i casi in cui i bambini poi sopravvivono a lungo. Certo, ci sono stati casi come Fritz, come Natasha Campusch, come Marcinelle, quindi il caso di Dutroux, però quindi con sequestri prolungati, prigionie prolungate delle vittime. Ma effettivamente sono casi isolati nella maggior parte. Purtroppo le vittime durano molto poco perché potrebbero riconoscere il loro aggressore. Quindi tacitazione testimoniale, e in più la povera Maddy non solo era un caso su cui c'era una pressione mediatica enorme, ma aveva anche la caratteristica dell'occhio, e quindi
era una vittima di cui ci si doveva sbarazzare al più presto. Io mi auguro naturalmente che diciamo sia possibile riuscire a trovare Maddie McCann nell'invaso dove stanno cercando. Non so se sia il posto giusto, ma so senz'altro che le ricerche andranno avanti per giorni. Queste sono le notizie che arrivano e che quindi bisognerà seguire il caso, così come abbiamo seguito nelle scorse settimane la vicenda di quella ragazza polacca che poi si è rivelata geneticamente polacca al 100%, che dichiarava Julia Wendelt di essere lei, Maddie McCann. Questo per farvi capire veramente che questo è un caso che non è come gli altri, è un caso pazzesco, incredibile e che continua a riservare dei colpi di scena. Speriamo naturalmente che ci sia una soluzione. Io vi ricordo che le iscrizioni a casi irrisolti, qui leggete Cold Crimes, ma è casi irrisolti quando la giustizia sbaglia, sono aperte su forensicnews.it e vi do appuntamento al prossimo martedì del crimine. Grazie a tutti e arrivederci.